Sì, una giacca, vedo che siete tutti vestiti bene. No, attendiamo un attimo che insomma si sistema, 10 minuti. Okay. Mi metto una giacca. No, c'è bisogno. Non lo so, l'ho portata. Allora, mi aspetti qua. Ma l'idea del corto era perché volevo provare a fare anche un'altra cosa. Siccome mi riconoscono solo per Striscia la Notizia di solito, ma in realtà io faccio anche 100 altre cose, perché cerco di fare questo mestiere in tutti i suoi aspetti. Avevo una storia in testa che ho scritto e mi sembrava di avere guadagnato troppi soldi con la televisione e ne ho spesi un po' per fare il cortometraggio, anche per prendere un po' la patente, perché non si può fare un film subito di un'ora e mezza, e quindi ho scelto di allenarmi un po', e poi l'ho iscritto un po' in tutti i festival. Sta avendo la sua attenzione perché è una storia dura, contrariamente a ciò che uno può pensare, e questo conferma la tattica che il comico di solito è molto drammatico, ecco, rispetto a ciò che si abitualmente si vede dal suo mestiere, e si crea un bel contrasto perché la gente spesso non se l'aspetta, insomma. Però il film ha già preso 2 menzioni speciali anche all'estero, in finale in parecchi festival, soprattutto dove non mi conoscono, devo dire la verità, non fanno il confronto, allora dicono vabbè, un italiano portato una storia italiana, e sta avendo più successo all'estero nei festival. E qua sono stato invitato, ho mandato il film, mi pare che sia piaciuto, insomma abbiamo pensato volentieri di questo festival che è importante, quindi per me tutto ciò che si scrive o si dice di questo film è un piacere che fate alla mia immagine. È la storia di una donna molto bella, che però rompe un po' con il mondo che la circonda. È un po' stufa dei soliti luoghi comuni, di essere un po' scambiata per come si scambiano le donne belle di oggi, che tentano di apparire ad ogni costo, eccetera. E questa donna prende la sua vita e decide di cambiarla completamente. Ha un rapporto che non va bene con il partner, pensa di essere incinta ma il partner non ne vuole sapere, lei vorrebbe almeno parlarne, decide di tenersi questa gravidanza scappando via da una realtà che non gli sta più aderente, quindi rompe completamente, cambia la vita e si tiene il suo bambino da sola, affrontando tutti i problemi che soprattutto le donne conoscono. Il finale non ve lo dico. Beh, un circuito diverso e anche molto più faticoso. Il corto non ha un responso di pubblico, deve fare delle strade ben precise, deve andare nei festival. Ora mi chiamano anche, siccome affronta dei problemi anche sociali, mi chiamano tutte le associazioni, cioè i matti mi chiamano per proiettarlo, le ragazze madri mi chiamano per proiettarlo, e quindi io invece che girare col pullman o come ha fatto Veltroni o con l'aereo come ha fatto Berlusconi, giro con la mia pizzetta e vado dappertutto, cerco di, il mio compito è quello di farlo vedere a più gente possibile, perché credo che abbia dei valori e mi è piaciuto trasportarli nel linguaggio cinematografico, anche per capire se potevo essere in grado di fare anche un po' il regista di cinema, e invecchiando credo che mi rimanga ora più facile, perché invecchiando si diventa anche più bravi, più saggi, più concreti, più si capiscono subito le cose, non c'è bisogno di nascere registi. Secondo me è un po' come un campione di calcio famoso che invecchiando diventa allenatore, mi piacerebbe, anche se non,
non tralascerò mai la televisione, non tralascerò mai il teatro, dove anche comincio a fare delle regie, per cui insomma è un proseguio della mia carriera che vuole dei nuovi sbocchi, ma mi sembra giusto per un artista che ha passione cercare nuove strade.